storia vera. La mia storia. Io spero che aiuterà tutte le donne che subiscono violenza. E aprirà gli occhi a quelli che si chiedono perché queste donne non scappano. Siamo a casa sua. Non voglio che i miei ospiti muoiano di sete. Grazie. Io sono Marcelo. Lo so già. Mi conosci? Però io non so chi sei tu. Io mi chiamo Alexandra Lange. Sei bella come un angelo. È proprio di un angelo che avrei bisogno ora. Buongiorno Alexandra,
Dormito bene? E ora, l'accompagno io. Buongiorno, Alexandra. Sta bene? Entriamo dalla cancelleria. La stampa è già qui. Sarò tra il pubblico. Coraggio. Risponda alle domande, racconti i fatti come se li ricorda e sia sempre sincera. Non si vergogni, non ha nulla da nascondere. La verità è la nostra migliore alleata. Vuoi un passaggio? Sei molto gentile, ma io non abito lontano. Mio padre si arrabbia se mi vede con un estraneo. Ma non sono un estraneo, già non ti ricordi di me. Io invece a te penso sempre. No, non ci credo. Te lo giuro, dico sul serio, signorina Lange. Non aver paura, qui mi conoscono tutti. Dove mi porti? Dove vuoi tu. Ti va di vederla? È piccolissima. Sembra una casa delle bambole. Chi sono? I miei figli, Kevin e Sabrina. Tu hai dei figli? Ma che pensi? Sono vecchio io. Vivono con la madre e non li vedo quasi mai. E sapessi quanto mi mancano. Eravamo giovani, succede. Ti annoio con la mia storia? No, no, per niente. È un mondo lontano da te. Sei bella. E non sei solo bella, hai qualcosa. Hai qualcosa di unico. Qualcosa di puro. C'è con la mia nuova pettinatura, hai visto? Stai bene? Tu come stai? Ho paura, ma farò del mio meglio. Ti batterai. Dico bene? Venga, Alexandra. Venga, sarà meglio andare. Coraggio. Presto, Alexandra. Per favore, non ora. Comparire in aula da donna libera è una strategia difensiva. Signora Lange, cosa risponde? In quale stato d'animo è suo padre Prova adesso? Prova suo padre nella vicenda. Lui è complice del suo crimine, Alexandra. Di sotto. Com'era prevedibile. Di solito a morire sono le mogli abusate. Qui nella bara c'è il marito. Tutti vogliono vedere la donna che si è difesa. Presunta legittima difesa è la strategia dei suoi avvocati. Hanno ottenuto che compaia senza manette, così sembrerà meno colpevole. E in più il padre ha compromesso la scena del crimine. Dimentichi le deposizioni e i rapporti dei servizi sociali. Non ha ucciso un uomo meraviglioso che la rendeva felice. Siamo nervose stamattina? No, ma devi ammettere che è un miracolo che ne sia uscita viva. Non è motivo per sviare il processo. Si giudica l'imputato, non la vittima. E qui la vittima è il marito. E allora dillo. Con due donne in giuria, se i quattro uomini concordano con te, non ha scampo. Ha due avvocati che la difendono. E io mi farò un giudizio vedendola. Mamma!
amore mio. I piccoli come stanno? Stanno bene, sono a casa. Ti abbracciano. Siamo tutti con te. Coraggio, mamma. Dobbiamo entrare. Andiamo. Signor Lange, cosa da dire alla stampa? La corte! L'udienza è aperta, potete sedervi. Quello che faccio. Tu non sai niente, sei soltanto una bambina che merita una sculacciata. E tu solo un vecchio che non capisce niente, sei all'antica, papà. Ti rendi conto che vai a vivere in una roulotte con quell'emarginato? E questo è il problema per te, quello che pensano i vicini? Dei vicini, me ne frego io. Ha una casa mobile perché lavora nei cantieri di tutta Europa. Oh, ma certo, e tu questo lo consideri un vanto, sono sicura che l'avresti detto, ci avrei scommesso. Sai cosa? La gente parla male di lui perché non è come voi e lo invidia perché guadagna più soldi di tutti voi con le vostre merdose vite. Alex, ascolta, tu non sei in te, sei cambiata, tu non parli così. Lasciami andare. Tu così mi fai incazzare, papà. Io voglio vivere la mia vita, capisci? La mia vita. Non la tua schifosa vita. Guardatela, non dice niente ma sembra al settimo cielo. Allora, com'è andata a letto con Marcello? Ci sei stata? È un bel fico, no? Ci sa fare. Tu non ascoltare, Benji. Insomma, Alex, ve la siete spazzata. C'è qualcuno che ti aspetta fuori. In bocca al lupo. Ci vediamo. Che cos'hai? Niente. Era quello al bar. Vieni. È lui, Benjamin. Ma chi? Quello al bar. Dai, non fare la troia, è lui. Benjamin? Sì, è lui, perché? E te lo scopi? Ma di che parli? Lui mi fa il filo, ma io non lo calcolo neanche. È per vederlo che vai a scuola? Ma certo che no. Allora perché vai a scuola? Per prendere la maturità. Tu mi servi qui. Non voglio che ci vai. Lascia perdere quel tipo. Non c'è niente fra me e lui. Niente. Ve la fate alle mie spalle. Ma no, fidati. Quello che conta sei tu, Marcello. Siamo noi, te lo giuro. Sì. Ma sì. Sei sicura? Ma sì! Sono stati qui ricordati i fatti riguardanti la morte di Marcello Guilmain, della quale è imputata la signora Alexandra Lange, oltre che l'alterazione della scena del crimine che è da imputare al padre Robert Lange. La parola va al pubblico ministero adesso. Chi è? Il procuratore generale rappresenta l'accusa, quello che vuole farla condannare. Signora Lange,
In fase istruttoria lei ha fatto una descrizione orribile di suo marito. A stento credibile. È la verità. Non la sento, signora. Le dispiace parlare al microfono, signora Lange? Ho detto che è la verità. La verità? Perché ha ucciso suo marito? Perché mi picchiava. La picchiava? Ma è rimasta 14 anni con lui. Insieme avete avuto 4 figli. Perché d'improvviso ha deciso di ucciderlo? Detto fra noi, poteva lasciarlo quando voleva, sparire, denunciarlo, divorziare. Questo per dire che ci sono altri modi per separarsi, signora. Lei non crede? Non volevo separarmi. Torneremo su questo punto. Dunque, lui la picchiava? Sì. Spesso? No, non tanto spesso. Va bene, sì. Abbastanza spesso. Ma è rimasta con lui? Malgrado le botte, è rimasta con lui. Lei sembra essere una donna moderna. Nessuno la obbligava a restare con suo marito. Perché ha deciso di vivere con un uomo che le usava violenza? Com'è possibile questo? Sì. Pronto? 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 Chi sei? Perché non rispondi? Eh? Pronto? Allora, qual è il problema? Eh? Se è uno scherzo, puoi andare al diavolo. Sta tranquillo, Alex. Non aver paura. Vieni. Non lo farò più, te lo giuro. Non esisto senza di te. Se tu mi lasci, io muoio. Te lo giuro, io muoio. Non ti picchierò più. Mai più. Io non ti voglio perdere. Davvero. Che c'è? Questo ti fa grasso. Questo invece ti fa bella. Alex, sei qua? Alex, sono io, Benji! Alex! Quello che vuole. Niente. Sei sicura? No, non mi hanno messo alla maturità. Ehi! Ehi! Ai. Chi se ne frega, Alex? Quello che conta siamo noi. Preparati, ho una sorpresa per te. Sono pronta. Qual è la sorpresa? Te l'ho già detto, così sei volgare. Questa.
è questa. Sì! Che ti impedisce di darci notizie. Ah, papà! Allora, non mi abbracci? Sì, sono contenta di vederti. Anch'io. Mi fa tanto piacere, lo sai. Salta su, dai, per te faccio il tassista. Ma che cos'hai? Questi lividi che sono? Ah, niente di che, sono scivolata nella doccia. Sono dei brutti lividi, sei già andata dal medico. Ma no, non è niente. Non è niente? Sei sicura? Sì. Dov'è? Qui, quella con la porta azzurra. Allora, com'è la vita di coppia? Sei felice? Sì, molto felice. Ad essere sincero, avevo dei dubbi su di lui, ma se mi dici che è un tipo per bene... Diventerai nonno, sono incinta. No. Sì. No, Pulce mia, adesso non è possibile. Come fai coi tuoi studi? Li riprenderò dopo. Avere un bambino è meraviglioso, no? Oh, sì, sì, certo. E la tua patente? C'è la macchina di Marcello, poi qui si fa tutto a piedi. Sai, Marcello dice che prendere la patente costa tantissimo. E Marcello non pensa che così tu ti isoli? No. Non ti piace, eh? Beh, io lo amo. È l'uomo della mia vita. E io amo te moltissimo. Sto per diventare nonno? Mm. Mio Dio. Tanti auguri, allora. Marcello? Sei in casa? La macchina è qui, non sarà lontano. Allora come la trovi? Ti piace? Ah, sì, è bella. No, dico sul serio. Me lo fai un caffè? Ah, sì, ma certo, sì, sì. No, non importa, lascia stare, va bene così. Tieni, e spendili bene. Grazie. Come lo chiamerete? Non lo so, non lo sappiamo ancora. Abbi cura di te. Peccato, papà è appena uscito. Dammi. Vuole solo aiutarci. Non ci servono i suoi soldi. Vuoi diventare mia moglie? Silvi, l'ex di Marcello. Lui non c'è? È andato al mercato di Bethune. Caspita. Lavora dunque. Non vive solo di sussidi. L'hai proprio cambiato. Sei Alexandra, dico bene.
Andate a giocare intanto che aspettiamo vostro padre. Forza. Vieni. Deve vederli, è la legge. Quando nasce? A novembre. Ti ha già picchiata? Ma di cosa parli? Si avventava sui bambini fin dai loro primi passi. Io li nascondevo sotto il letto. Mi induceva al suicidio con dei farmaci per la depressione. Gli ha fatto di tutto in 5 anni. Una notte ho dovuto barricarmi con i bambini. Non mi interessa quello che dici. Lui non è così. Con me non è così. Perché hai quei lividi? Tu non l'hai mai capito. L'hai tradito, io sto riparando al male che tu gli hai fatto. Grazie a me sta meglio. Ti do un consiglio. Scappa. Di vederti. Anch'io, cara. Stai bene? Sì. Oh, ma guarda la piccolina. È troppo carina. Che manine graziose, uno spettacolo. Hai una bella figlia. Tu però non hai un bell'aspetto. È che la notte non dorme. E Marcelo? È fuori per lavoro, in un cantiere. Ah, perciò ti sei ricordata il mio numero. Ma no, volevo farti vedere la piccola. E per farlo aspetti che tuo marito parta. Non è così, davvero. Dai, raccontami di te. Sempre single? No. Io esco, indovina con chi? Con chi? Con Michel Barois, pensa un po'. No. Sì, sì. Barois, quel biondino tanto imbranato. Non è imbranato, credimi, specialmente a letto. È un ragazzo fantastico, io l'adoro. È una cosa seria? Sì, stavolta sì. Ecco a lei. Molte grazie. Grazie. Tu non sei felice, vero? Sì che lo sono. Non dirmi bugie, ho visto tante facce da funerale al tuo matrimonio. Se hai problemi me lo dici, vero? Ma va tutto bene. Che ha da urlare? Falla smettere, cazzo, non sento la TV. Va cambiata, ora lo faccio. Che stai facendo? Niente pieghe, t'ho detto. Guarda. Ecco, vedi? Così si fa. Non è complicato. Hai messo su un po' di culo, Ti prego, non fare così. A me piacciono i culi grandi, ma non le grandi puttane. Basta, non fai ridere. Non è troppo corta questa. E perché ti trucchi? Chi vuoi rimorchiare? Smettila. Che vuoi rimorchiare? Smettila, non mi piace quando fai così. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ma che ti viene in mente? Tu toccami ancora e urlo. Lavati la faccia o non vedrai più tua figlia. Pensi che la lascerei a una scema come te? Impara a tenere pulita lei e la casa. E impara a scopare perché non sei capace. Chi è che non sa scopare? Fa attenzione. È la più grande che c'era. E poi è una scusa per vedere questa piccola meraviglia. Sto facendo pulizie. Non restiamo qui a lungo. Siamo venuti a dare un saluto alla mia nipotina. Dico bene, tesorino? Stai sanguinando? Ah, non è niente, ogni tanto mi capita. Ha soltanto sbattuto. Scivolando nella doccia? Di che ti impicci? Non sono affari tuoi. Chiaro? Posso sapere che succede qui, eh? Alex, dimmi la verità. Ma niente, papà, niente. Vieni, ti porto via da qui, andiamo. No! Vieni, ti ho detto. Ho detto di no, chiaro? Non hai voce in capitolo qui. Sono affari nostri, è mia moglie. Ed è mia figlia, tu azzardati a farle del male. E io ti distruggo, hai capito? Ah, sì? Vediamo. No!
Se lei perde sangue dal naso, non è colpa mia. Io non le ho mai torto un capello. Racconti queste cazzate. Ma no! Se non stai bene con me, vattene. Vattene! Dai, Alex, vieni. Prendi la bambina e andiamo via. Tua figlia puoi prenderla, la mia non l'avrai mai. Va bene, andate. Lasciateci tranquilli, sono affari nostri. Papà, io non ti ho chiesto niente. Lascia perdere. Ian, per favore, andate via. E tu non mi fissare così. Vuoi spiegazioni qui fuori? Come, tra uomini? Che vorresti fare? Ora basta, uscite, questi sono affari nostri. È la nostra vita, ci arrangiamo da soli. Andate via! Fuori! Non vi voglio più vedere! Lasciateci in pace! E non fatemi più vedere qui! Questo è volerti bene. Cosa fa per te, eh? Dammi mia figlia. È solo colpa loro. Amore mio. Loro non ci servono, Alex. Che vadano a farsi fottere, eh? Tu meriti di meglio, amore mio. Altre domande, procuratore generale? No. Al momento nessuna, presidente. L'udienza è aggiornata alle ore 14. Allora? Non so che dire. Che cosa cerchi? Delle certezze. Quando lei parla del padre, del marito e dei figli, non è chiara. Per me è molto chiara, invece. Col suo vissuto le sarà facile commuoverci. E poi quale assassino rinuncerebbe a difendersi? Ma lei non si considera un'assassina. Deve essere esplicita, o non convincerà mai i giurati. Di cosa hai paura, Luke? Di commettere ingiustizia con sentenze sbagliate. Hai cambiato idea su di lei? Mi farò un'idea quando saprò cosa nasconde. Perché la risposta è là. In ciò che tiene per sé. Avete fame? Sì, abbiamo sì, visto, tanta fame. Di fame. Ti assicuro. Vi fanno mangiare all'istituto? Sì, ma da schifo. Ti parlano ancora di lui? Lui sta bene dove sta. Jessica. Loro stanno meglio. Ah! Ha preso il mio pane. E allora? Ce n'è ancora. Non è colpa tua, angelo mio. Mi hai spaventata. Che ci fai qua? Ti ho seguita. Per vederti non c'è altro modo. Uno. Ma guarda come sei bella, tesorino. Sta crescendo bene, eh? Ti posso offrire un caffè o lui ti proibisce anche questo? No, ma no, certo, con piacere. Facciamo anche viaggi e il solaio è la stanza dei giochi adesso. Strano, quando passo sotto casa vostra non sento niente. Davvero? Forse eravamo in vacanza. Ah, sì? Con i soldi guadagnati Marcello ci ha portati a sciare. A sciare? E d'estate andiamo al mare. Ne approfitto, sono incinta. E lui è gentile con te? Sì. Non c'è un destino inevitabile, Alex. E voglio che tu sappia che se in futuro avrai bisogno di me, io ci sarò sempre, pulce mia. Ora devo andare. Di già. Quanto tempo ti concede per uscire a comprargli le birre? Questi non sono affari tuoi. Tu credi che io sia una povera stronza che si fa picchiare tutto il giorno? Io non giudico la tua vita e tu non giudicare la mia. E smettila di seguirmi. Durante questi 14 anni, signora, ha tentato di difendersi dalle violenze che subiva. Lui era più forte di me.
Poteva drogarlo, farlo ubriacare. Si dice che un uomo ubriaco sia spesso inoffensivo. Non lui. Quindi ogni giorno lei porgeva l'altra guancia. Deve averlo odiato. Non potevo difendermi da lui, sarebbe stato peggio. Molto peggio. Per me e i miei figli. Picchiava anche i suoi figli? Jessica aveva 6 anni e José 4 quando lui ha cominciato a picchiarli. Mi creda, era qualcosa di insopportabile. E lei li ha mai difesi? Sì. E come? In che modo li ha difesi? È strano. Quello che faceva lui a lei non interessa. A lei interessa sapere cosa io ho fatto a lui. Che vuole che dica? Vuole sapere se desideravo che morisse, se speravo di vederlo morire. È così? È questo che pensava? Lei veramente ha sperato di vederlo morire? Sì. Sì? Quante volte? Quante volte? 100 volte. 1000 volte. 1 milione di volte. Ha mai tentato di ucciderlo? Risponda alla domanda. Ha mai tentato di uccidere suo marito? No! Mai. Io speravo che morisse. Questo sì. Ma di ucciderlo non ne avevo il coraggio. Mai avuto. Io prendevo pugni in faccia, ma lui non aveva il diritto di picchiare i figli. I miei figli. Signora Lange, ci parli di quello che i suoi figli hanno subito ad opera di suo marito. Lui spaccava loro le labbra a forza di pugni. Li lanciava contro le posate di metallo. Gli sbatteva la testa sui mobili. E con le forbici li pungeva sulle natiche. E Un giorno ha decapitato la nostra anatra davanti a loro, facendosi delle grasse risate. E inoltre diceva sempre volgarità parlando di me. Mi insultava con porcherie di ogni genere. I bambini non hanno scelto questo. E allora cosa faceva? Lei che dice di non aver mai tentato di ucciderlo. Dov'è tua figlia? Eh? Jessica! Sei qui dentro? Jessica! È stata tua mamma a rovinarmi le camicie, eh? Jessica, tesoro mio! La mamma è cattiva, vero? È brutta e cattiva, vero? Lasciala stare, smettila! Va bene, picchiami, ma non osare toccare lei, o ti giuro che... Ce la tocco, che fai? Eh? Che fai? Eh? Che fai? Dove l'hai nascosta? Dove l'hai nascosta? Dov'è? Dov'è tua figlia? Vieni qui! Vieni qui! No! In camera tua. Ma fatta bene.
Sì. Ok. A più tardi. Che t'è preso? Sai che giorno è? Stiamo insieme da 8 anni. 8 anni. Dalla prima volta sulla spiaggia. Bisogna festeggiare, no? Che cazzo fai? Mi sono fatta bella. Ti piaccio? Carta, sasso, piace quei jeans. Mostri il culo agli altri. E il tuo culo è tutto mio. Così notte. Shh. Facciamo in fretta.
Cosa vuoi? Che cosa cerchi? Non sono affari tuoi. E invece sì. Me l'ha chiesto lei di aiutarla. Lo so che picchi i tuoi figli. Non li ho mai toccati. Smettila. Me l'ha detto lei. Io so tutto, Marcelo. Lasciala tranquilla. Non vuole più stare con te. Non andare, mamma. Non andare da lui. Non ti preoccupare, tesoro. No, Alex. Resta lì. Risali in macchina. Lasciami se vuoi. Vattene, Alex. È colpa mia. Me lo merito, lo so. Io mi uccido. Mi ammazzo. Così ti sbarazzi di me. E loro perderanno il padre. Tanto loro non mi vogliono bene. Io ti chiedo perdono. Non ascoltarlo, ti prego. Io ti chiedo perdono per tutto quello che ti ho fatto. Perdono. Sì, Marcelo. Io non voglio che muori, papà. Non voglio che muori. Se mamma torna, io non muoio, tesoro. Non morirò. Come vedi adesso, Brigitte sa tutto. Azzardi a torcere un solo capello ai miei figli. Io ti denuncio alla polizia e fra noi sarà finita per sempre. D'accordo? Allora siamo d'accordo. Grazie per le spiegazioni, signora. Per oggi l'udienza è sospesa. Il dibattimento riprenderà domani alle 9. Ok. È stata formidabile. Formidabile. I giurati non dormiranno, mi creda. Sono una nullità. Mi sono fatta manipolare da lui. Non ho protetto i miei figli. Quando ha detto che ci avrebbe uccisi. Idiota. Sono colpevole. Questo penseranno i giurati. Colpevole, hanno ragione. Quanto sono dimagrita dopo la nascita di Sara. Questi che sono? Regali. Saranno costati una fortuna.
dove sono i miei pantaloni e le mie gonne? Non ti piacciono quelli? Sì, sì, ma... Che ne hai fatto della mia roba, Marcelo? Che ne hai fatto della mia roba? No. Alex! Chi se ne frega? Alex! E dai, che ti importa? Una vera femmina non veste così. Ma erano cose mie. Per le quali tutti gli uomini del quartiere ti guardano, eh? Credi che non li senta i commenti su di te? Non avevi il diritto di farmi questo, chi ti credi di essere? Chiudi la bocca, hai capito? Non ti voglio sentire. Non sopporto che ti guardino come una puttana. Non hai capito perché l'ho fatto, eh? E se non ti sta bene così, va a farti fottere, capito? Va a farti fottere! Dov'è Alex? I bambini? Alex è in casa, perché... No, aspetta! Nessuno lo sa. Tu sei la prima. Io ho il cancro. Cosa? Ho il cancro, ti dico. Un tumore al cervello. Aspettavo il referto medico. Credevo che fossero solo emicranie. E invece è un merdoso cancro. Per questo do di matto, capisci? Morirò! Sì, come no. Come la cirrosi. O le minacce di suicidio. Basta, io chiamo la polizia. No! No! Per quanto tempo ancora vuoi sopportarlo? Ci ammazza se lo denuncio. Sono solo dei vestiti. Non fa niente. Vieni via, ti supplico. Lascialo. Ma non posso lasciarlo così. È mio marito. Siamo una famiglia, il padre dei miei figli. Non ho il diritto. Alex, ti avverto. La prossima volta non chiamarmi perché non ci sarò. Alexandra, è pronta? No, 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 non è questo il momento per crollare. I suoi figli vogliono che lei esca a testa alta dal processo. Si faccia coraggio per loro. Alex, lei ne deve uscire libera, in nome delle altre. Di tutte le donne messe al sicuro qui e che contano molto su di lei. Lei deve battersi. Venga, Alexandra. Dopo il finto cancro, Marcelo ci disse di avere l'AIDS. E io non so perché mi ha fatto pena e l'ho perdonato ancora. Lui era convinto che io lo tradissi e che quindi in fondo meritavo la mia sorte. Ma io non la meritavo. Io non la meritavo. Ormai non vedevo più nessuno, non avevo più notizie
di Brigitte da diversi mesi. Un giorno, quando ancora doveva nascere l'ultimo dei miei figli, il piccolo Simone, c'era da noi Kevin, il figlio che Marcelo ha avuto dal suo primo matrimonio. I bambini giocavano in cortile a calcio mentre io rientravo in casa dopo aver raccolto il bucato che avevo steso ad asciugare. La vasca da bagno oggi è sporca. L'ho pulita. E le camere? Rifatte. Jessica ha riordinato la sua, io ho fatto il bucato e pulito la cucina. Cosa si mangia? Cosa si mangia? Cavolfiore al gratin. A Kevin non piace il cavolfiore. Beh, a Kevin farò la pasta col prosciutto, ma lavora anche José, sai com'è? E allora? Non ho più soldi per fare la spesa. Che cazzo dici? Te l'ho già data la settimana. Ah, sì, ora ricordo, da parte 20 euro, userò quelli. Adesso mi freghi anche i soldi. Volevo solo uscire a comprarti il vino. E chi se ne frega? Sei come quelle che rubano i soldi al marito? Sei così? Hanno giocato da schifo, lo trovo. Se i nostri cantivano così, addio campionato. Mamma. Mamma. Mi senti? Mamma. Aline! Aline! Mi serve il tuo aiuto. Denuncialo, Alex. Perdonami. Così poi lui si vendica. Oh, sì, lo dicono sempre, quelli come lui. Chiama la polizia, dammi retta. Fa un esposto, almeno. Qualcosa devi fare. Ma lei di esposte ne ha già fatti almeno 15, Joanne. Con tanto di certificato medico, la polizia è venuta. Ma è andata via senza poter fare niente. Senti, lo so che è dura, ma qualcosa devi fare per fermarlo. Guarda come ti ha ridotto, guardati. No. Guardati, Alex, ti rendi conto in che stato sei? Ehi, sei molto gentile con me. Vuoi bere? Io alla tua età già bevevo. Dov'è mamma? In punizione. Stasera sei tu la femmina di casa. Preparo io la cena. Cucino meglio della mamma, sai. Mi dai una mano tu? Vai, lasciami solo, sparisci. Dai, sbrigati e non fare rumore. I servizi sociali aprono alle 9, penseranno loro a voi. Dai, spinta! Sento Kevin! Jessica, per favore, puoi occuparti dei bambini? Sono sfinita. Signora Lange, il suo dossier è completo. Dove ci manda? Non lo so. Non so dirle se il suo dossier è prioritario. Ma ci lasciate fuori? Siamo per strada adesso. Mio marito... minacciato. Lo so, signora, faremo il possibile, mi creda. Non la lasceremo sola. Non con tre bambini. Quattro. Tre. Lei non ha la custodia legale di Kevin. Sono desolata. Ho già provveduto a lui.
Allora? Non abbiamo trovato niente. Nessuna casa famiglia è disponibile al momento. Ma ho l'indirizzo di un hotel che ho già chiamato. Io ho solo 20 euro. La prima notte è a carico dei servizi. Sono molto desolata. Stanotte dormiamo qua. E dopo? Dopo vedremo, tesoro. Non mi reggo in piedi. Devo dormire, venite. Mi dà 3 baffe dal cioccolato, per favore. Hai soldi? No, no, eri tu quello che russava. Io? Sì, eri tu. Io non russavo. Sì, eri tu. Allora era lei. No. Poi all'improvviso ti sei messo a gesticolare, sì. E mi hai spinto sul bordo del letto tanto che stavo per cadere. Davvero? Te lo giuro. No, José. Mangia come si deve, per favore. Mai visto, Sara? Guardala. Ha la cioccolata anche sul naso. Ce l'hai dappertutto, tesoro. L'assistente sociale. Pronto? Pronto? Sono io. Hai ragione tu, Alex. Ho perso la testa. Non possiamo continuare così. Lo so, lo so. Io non ne posso più, Marcelo. Non ne posso più. Tu lo capisci? I bambini stanno bene? Stanno bene se tu non li picchi. Posso darti 2 o 3 giorni, se vuoi. Hai trovato qualcuno che ti aiuta? Hai chiamato tuo padre, vero? Lo sai che non lo vedo più. Hai chiamato Brigitte, allora? Sei andata con lei a Béthune? Non te lo dirò mai. Voglio solo sapere se ti serve qualcosa. Se tu e i bambini state bene, tornerai a casa. E tu ricomincerai. Se non torni mi uccido, Alex. Non ti lascerò mai. Mi prenderò cura di te. Fammi riprovare. Riproviamoci. Solo una possibilità. L'ultima. Non lo so più. Dove dormirete stanotte? Ce l'hai i soldi per pagare l'hotel? Dove sei? Non farai mica dormire i bambini per strada. Ce l'hai. Avete un posto dove potete stare bene e tu sai qual è. Dove sei? Ho parlato con l'assistente sociale. È preoccupata per i bambini e mi ha dato il nome dell'hotel. Non faranno mai niente per noi, Alex. Lascia perdere. Veglierò io su di voi. Non aver paura. Io veglierò su di voi. Del male. Abbiamo soltanto lui. Non mi importa di questo. Io lo detesto e non capisco più quello che faccio. Mangia il waffle, tesoro. Bene,
Dentro, bambini. Vieni. Caspita, l'hai fatto per noi, papà. Guarda che bello. Ci sono un sacco di palloncini. Io voglio quello rosa. Tieni. Così puoi chiamare le tue amichette. Ho inserito i tuoi contatti preferiti. Io, mamma, la scuola. Dimentichi la polizia. Che cosa ho, Alex? Perché sono così? Io ho paura di perderti. Devo calmarmi. Io cambierò, te lo giuro. Sarò migliore. Signora Lange, buongiorno. Si accomodi, si metta seduta. Si immagina perché l'ho convocata? Quando il figlio di suo marito, il piccolo Kevin, è arrivato al centro per l'infanzia, presentava sul corpo dei lividi e dei brutti segni causati da percosse. Suo padre non è tenero. A parere dei medici sono segni lasciati di recente. Lui picchia anche i vostri figli. E lei? Signora, noi non le siamo ostili. Ma il piccolo ha detto brutte cose su suo marito. Quali cose? Lei sa come sono a quell'età, vogliono attirare l'attenzione. Noi convocheremo suo marito e avrà un confronto col piccolo e con lei. No. Posso dirvi tutto io? Io? Non basta la mia parola? Non basta? Che ha detto alla polizia quel moccioso? Ti immagini se mi arrestano? Te lo immagini? Chi ha detto alla polizia, Kevin? Scusatemi, cerco un Marcelo Gilman. Ha eluso una convocazione, sapete dove è ora? Dov'è quell'uomo che abita lì? Qualcuno vuole rispondere? Dov'è ora Marcelo Gilman? È alla tele in mouse, Marcelo. Allora? Lo faccio. È molto più facile dare pugni in faccia a sua moglie, eh? Dico bene, signor Gilman. Signora Alexandra Lange? Dottor Ottenheimer. S'accomodi. Riguardo a suo marito, è la prima volta che minaccia di uccidersi? No, lui ha già tentato molte volte il suicidio con diversi farmaci, ma non ha mai preso una dose letale. Lei sa quello che ha raccontato suo figlio? Che suo padre lo picchia, sì. Non ha nient'altro da aggiungere? Suo marito non sta bene, signora. Andrebbe tenuto in osservazione. Ma per aiutarlo è opportuno che lei presenti domanda di internamento. E guarirà? La firmi.
Alex, chi te l'ha detto? Tua figlia. Lo rinchiudono in manicomio. Non mi lasciare. Non mi lasciare. Signore, basta, venga. Non lasciarmi. Ma che fa? Non lasciarmi, Alex! Non lasciarmi! Io speravo che sarebbe guarito. Che sarebbe cambiato. Che avrebbe ritrovato l'equilibrio. Comunque, senza di lui eravamo felici, io e i miei figli. Così pensavo. Tornato papà. E allora? Non dai il bentornato a tuo marito? Eh? Vieni. Vieni, José. Che cosa ci fai qua? Sono scappato. E poi non è stato rinternato? Finché seguiva la terapia, no. Poi la smise e riprese a bere. Gli psichiatri non si accorsero di nulla? Gli credevano. E tutto è ricominciato? Lei cosa ha provato quando lo ha visto riapparire nella sua vita? Volevo morire. Ma è lui che è morto. Io volevo che guarisse. Però lei l'ha ucciso. Io non volevo! Io speravo solo che qualcuno ci aiutasse. Ma nessuno l'ha fatto. Sto uscendo. Vuoi liberarti di me facendomi internare? Eh? Non ci riuscirai mai. Dovresti uccidermi. Tu continua a piantare grane e io me la prenderò coi tuoi figli. Coi tuoi figli! Te lo ricordi come facevo? Adesso sarà peggio. Sentito? Farò molto peggio. Peggio? Com'è possibile fare peggio di così? Lui ci riusciva. Io e Alexandra riprendemmo a vederci. Avevo paura per lei e chiedevo sempre notizie. Poi un giorno passai senza avvisarla. Alex! 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 Si può sapere chi è quell'uomo? Non lo so, Brigitte. È Marcelo che mi obbliga.
Gli deve dei soldi. Signora Lange, è la verità? Io vorrei solamente dimenticare quell'orrore. E l'ha dimenticato? Beh, signora, non si dimenticano certe cose. Io sono qui per dire la verità, dilla anche tu. Ti prego. Alex. Fallo per amore dei tuoi figli. Di quello che ti ha fatto. Devi dirlo, quello che ti ha fatto. Alex, ascolta. Lo farò io se continui a dire che non ti ricordi. Alex, dillo. Lui veniva. Veniva per riscuotere i debiti. È venuto spesso? Meno di 10. Meno di 10? Vale a dire 10 volte? Una decina. Comprendiamo tutti che per lei è molto difficile testimoniare, signorina. Siamo partecipi del suo dolore. Quello che più mi ferisce è vedere mia madre accusata. Sì, la comprendiamo. Noi qui abbiamo sentito cose terribili riguardo a suo padre. Io vorrei chiederle se, malgrado tutto, lei conserva qualche piacevole ricordo di lui. Un giorno mi ha sorriso. Un giorno? Sì, una volta. E di solito com'era? Lui picchiava tutti noi, la mamma di più. Diceva che era una buona a nulla. Voleva che lasciassi la scuola alle elementari per fare la sarta, le faccende di casa, da mangiare e la prostituta. Lui non mi manca. Mi creda, quando è morto non ci ha fatto effetto. Ora sono felice della mia vita. Ma vorrei tanto che mamma tornasse con noi. Abbiamo toccato il fondo. No, grazie, niente zucchero. La vergogna di parlare. È strano, eh? La vergogna la sta uccidendo più delle percosse che ha ricevuto. Fino a che punto una donna può essere picchiata, violentata, fatta prostituire? Prima che venga tutelata. Non farti prendere dall'emozione. Non ti viene da vomitare? Ne provo disgusto. Ma lei non dice nulla dell'omicidio e noi giudichiamo i fatti. Ma si sanno i fatti. Si sanno. Sono 14 anni di abusi e isolamento sociale. Ti immagini, 14 anni. Il medico legale? Comparirà domani. E l'alterazione della scena del crimine? Non c'entra niente. Il padre ha agito per amore, non ha attinenza col gesto della figlia. Quindi sarebbe capace di mentire. Ascolta. Quella poveretta ha vissuto per anni nel terrore. E ha sempre negato. Ora per la prima volta osa raccontare. Non è quello che volevi. Noi dobbiamo fare giustizia ed è questo che Alexandra Lange si aspetta. Quella giustizia da sempre negatale. E io auspico di potergliela mostrare nel suo aspetto migliore. Se davvero esiste, è lui che deve chiederti perdono. E tu, dopo quello che hai sentito, non ti vergogni di me?
Tu sei una madre coraggiosa che ci ha salvato. Jessica! La vicina dice che hai dimenticato i compiti per suo figlio. Ma devo ancora ripassarli. No, portaglieli subito, sennò quella insiste a rompere i coglioni. Devo studiare. Noi allora non facciamo un cazzo! Lasciami stare! Non fare la strozza e vai! No, saresti più utile come puttana! Papà. Non me ne frega un cazzo della tua scuola di merda, strozzetta! Se ti impicci sei morta, eh? Piantala di chiamare tua madre! Zitta! Dove nascondi le altre? Vado a comprarle. State parlando alle mie spalle? Ha paura, la rassicuro. Fate in modo che io non vi senta più. Ora lo farò ubriacare, così si addormenta. Ci penso io, tesoro. Sta tranquillo. Che c'è? Ti devo dire una cosa. Ah sì? E cosa? Parla, forza. Io non sopporto più le tue crisi e la violenza e tutto quello che fai. Io non so più. Non sai più cosa? Io non so più chi sei. Io non so più chi sei. Soltanto un mostro può picchiare sua figlia in quel modo. Ti diverte questo? Avere paura di tuo marito? Avere paura del padre? È così che Marcelo Gilman si diverte? Non capisci che non ne possiamo più? Delle tue cose? Va a cacare se non riesci a dirlo! Cosa? Nessuno ti vuole bene qui. Noi non siamo felici con te. Non ti vogliamo più con noi. Tu sei crudele. Tu sei ingiusto. Tu non provi piacere nel farci soffrire. E non è normale. Io non sarei normale. Io non sarei normale? Tu dillo ancora che non sono normale. Giuro che t'ammazzo, brutta puttana. Ammazzo te e i tuoi figli. La tua famiglia, giuro che la stermino. Io andrò da un avvocato. Ci andrò davvero. Io voglio chiedere il divorzio. Il cosa? Il divorzio. E tu resterai solo. Il cosa? Papà. Tesoro mio, che ti succede? Vieni ad aiutarmi, papà. Arrivo. Signor Lange, si rende conto che avendo messo il coltello nelle mani della vittima, lei è diventato complice di sua figlia? Io adoro mia figlia. Comprendo, ma non ha risposto alla domanda. Lei sapeva ciò che stava passando sua figlia, sì o no? Non tutto. Io non la vedevo da molto tempo. Da troppo.
E non ero presente quando lui la martoriava. Quando me l'ha chiesto, ho provato ad aiutarla. Io volevo solo fare qualcosa per rimediare alla situazione. Ti chiedo perdono. No. Signor Lange, quella notte, neanche per un momento ha messo in dubbio la versione di sua figlia? Perché avrei dovuto? La lama del coltello è penetrata per 13 centimetri nel collo, tranciando la carotide. La morte è avvenuta in pochi secondi. Cosa intende di preciso, dottoressa? Riporto solo i fatti, presidente. No, lei sembra eccedere. Così ipotizza l'omicidio premeditato. Immagino sia conscia della gravità delle sue conclusioni. Voglio solo precisare che è molto improbabile che un colpo così perfetto sia frutto del caso. Silenzio in aula. Silenzio, per favore. Signora Lange, quel coltello dove stava? Beh, era sul lavello. Da quando? Dall'ora di cena, immagino. Avrò dimenticato di riporlo. Dimenticato? Ancora? Bene, e nella colluttazione con suo marito? Lei gli ha affondato quel coltello senza riflettere dritto nel collo. È così? Io avevo paura. Sì, è comprensibile, ma ha sferrato il colpo con estrema violenza. Mi strangolava. Ma lei avrebbe potuto colpirlo altrove, alle mani, alle gambe, non so, magari alle braccia. Perché alla gola? L'ha fatto volontariamente? Mi strangolava. Lo ha colpito in un punto vitale, signora Lange. Lo ha fatto apposta. Mi strangolava. Signora Lange, perché si è sentita particolarmente minacciata quella sera? Lui non era come al solito? No. Era peggio quella sera. È questo che vorrei comprendere. Perché era peggio? Dal suo sguardo. Quando mi disse: io ti uccido. Ti uccido. Si capiva che l'avrebbe fatto. Da un semplice sguardo. Non era la prima volta che minacciava di ucciderla. In 14 anni non l'avevo mai visto così. Già. Ma in passato lo aveva subito passivamente. Si è fatta picchiare senza reagire. Non quella sera. Perché non quella sera? Perché le altre sere subiva tutto, ma non quella sera? Perché? Perché lui ci avrebbe uccisi. Chi? Chi avrebbe ucciso? I miei figli. Avrebbe ucciso i miei figli. Dopo di me, avrebbe ucciso i miei figli. Me lo disse. L'avrebbe fatto. Io lo so. La parola al procuratore generale per la sua requisitoria. Signor Presidente, signore e signori della giuria, esponiamo prima i fatti. È sera, una sera come tante, quindi di ordinaria violenza. Inizia come sempre. Lui la blocca. E la picchia. E la strangola. I due sono in cucina. Lui la picchia. L'afferra con una mano alla gola e stringe. E stringe. Lei non gli può sfuggire. Lui la blocca contro di sé. La colpisce. E ripetutamente. E la stringe. Lui la strangola. Lei soffoca. Ed ecco un coltello proprio lì. Strumento del destino che lei afferra con la mano, così. Che lei solleva in una frazione di secondo.
Alexandra Lange ha potuto, in un attimo, giudicare se fosse o no in pericolo di vita? Lei ha potuto pensare che quella sera suo marito l'avrebbe uccisa? Lui che l'aveva sovente minacciata di morte? Lui che l'aveva sovente strangolata fino allo svenimento? Sì che ha potuto pensarlo. Sì che gli ha creduto. Là, senza più forze né fiato, lei gli ha creduto. Lui mi ucciderà. Io morirò qua. È un pazzo, mi ucciderà. E dopo se la prenderà coi miei figli. Dopo ucciderà i miei figli. Ed ecco che cala il fendente. Sì, quel colpo terribile. Sopra i tavoli delle autopsie di solito troviamo le ferite sui corpi delle donne vittime dei loro mariti. In questo caso è la donna a colpire. Lei ha ucciso per non morire. E io dovrei chiedere la condanna per una donna che voleva sopravvivere? Dovrei agire così? In nome dei grandi principi o della morale o in nome della giustizia? Ebbene sì, io reclamo giustizia, ma per lei. Giustizia per Alexandra Lange. L'omicidio è reato, questo è certo. Ma Alexandra ha sferrato un solo colpo, uno solo, allo scopo di difendersi, là, nella gola, nell'unico punto da lei raggiungibile, affinché lui smettesse di aggredirla, strangolarla e soffocarla. Lei ha ucciso, sì, ma per non morire. Mettetevi nei suoi panni, per un secondo. Questo vi chiedo. Per questo vi imploro. Perché è così che fa un buon giudice. È per colpa nostra che lei è qui, signora. E spetta a noi giudicarla, a noi tutti che non abbiamo fatto niente per aiutarla. Mai, in nessun momento. Non è una colpa chiedere aiuto, semmai la colpa è nostra. Che non abbiamo mai reagito. Nessuno ha mai reagito. La società non ha mai reagito. Mai. Alexandra Lange è stata lasciata sola. Ma ora io non voglio lasciarla sola. Io oggi voglio stare al suo fianco, signora. Lei non dovrebbe essere in quest'aula. È la società che le parla. Quella società che io rappresento e che le chiede perdono. Perdono in nome del popolo francese. Signore e signori della giuria, assolvete Alexandra Lange. Io ve lo chiedo con tutte le mie forze. Assolvetela. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because of visions softly creeping. Alla domanda relativa alla legittima difesa, la risposta è stata sì, con 6 voti di maggioranza. Questo significa... Signora Lange, mi guardi, per favore. Questo significa che lei è stata ritenuta non penalmente responsabile di omicidio volontario. Perciò lei è assolta. Che sei libera, tesoro mio. Ti hanno assolto. L'udienza è tolta. Lei è stata ritenuta vittima, Alexandra. Questo verdetto esprime la condanna di suo marito. Giustizia è fatta. Non torno più in prigione. No,
10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. The sound of silence. So che la mia storia sarà vista da milioni di persone. Io voglio che sappiano e che comprendano il terribile calvario delle donne vittime di violenza. L'oppressione che subiscono, di cui sono prigioniere, e la morte alla quale è condannata una donna ogni due giorni in Francia. Infine ho voluto denunciare il silenzio di chi sa, ma tace. Spero che, avendo visto tutto quello che io ho sopportato, nessuno più taccia. Mai più. Come to talk with you again. Because of visions softly creeping. Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, near the halo of a street lamp, I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sun.